Buonasera, bentornati. Eccoci di nuovo per il nostro percorso sul Libro degli Atti degli Apostoli in questo anno che purtroppo ci vede non in presenza ma insieme in un altro modo. Molti di voi stanno seguendo in differita attraverso il canale YouTube e il nostro sito lapartebuona.it. Questi appuntamenti. Quello di questa sera è particolarmente interessante perché viene da una voce di un'altra esperienza, e cioè nel senso del vero ecumenismo, la parola di Dio ci unisce e quindi ci permette anche di cogliere le sfumature interpretative che sono originate da una differente appartenenza. Ecco, Madre Teodora Tosatti è prete, ma della Chiesa Vetero-Cattolica di Utrecht, e quindi da una sua prospettiva particolare ci permette di cogliere un aspetto del Libro degli Atti degli Apostoli. Originariamente il tema riguardava Paolo e la legge, ma la dottoressa Tosatti ha pensato di declinarlo meglio in rapporto all'alleanza. Di per sé legge e alleanza fanno parte dello stesso momento, che è quello in cui, come sentiremo, permette a Israele e poi anche al popolo che è fedele a Gesù Cristo di riconoscersi in un rapporto, in una relazione con Dio. La dottoressa Tosatti ha una licenza al Pontificio Istituto Biblico in Sacra Scrittura e poi diverse esperienze in case editrici, come traduttrice, come revisore di testi biblici, ed è esperta appunto di Sacra Scrittura. Dunque la ascoltiamo volentieri per questo ulteriore cammino con il Libro degli Atti degli Apostoli. Benvenuta e grazie per questa lezione. Buonasera a tutti. Prima di tutto devo chiedere scusa, ma ho domandato il permesso di modificare il titolo del mio intervento. Anziché Paolo davanti alla legge, Paolo davanti all'alleanza, che comprende la legge, ma è più ampia. Perché l'ho fatto? Perché nel mio lavoro, soprattutto pastorale, mi sono resa conto che stanno ricicciando. A parte vecchie idee alla Nietzsche, stile Paolo, il fondatore del cristianesimo, ma soprattutto a proposito di Paolo e ancora di più della scuola paolina, stanno risorgendo vecchie contestazioni al cristianesimo. Una volta si chiamavano gnosticismo e gli gnosticismi al plurale. Nelle loro prime espressioni già sono contestati nel Nuovo Testamento stesso, poi si sono chiamati con altri termini, poi oggi viene fuori una serie di dottrine che si chiamano post-teiste, che va benissimo quando dicono non ci sta più bene il Nuovo Testamento, vanno un pochino meno bene quando vogliono piegarlo alla loro visione delle cose. Ed ecco perché ho pensato di prendere la figura di Paolo proprio nel suo essere davanti al cuore del rapporto con Dio. Perché Paolo è sempre vissuto, sempre in tutta la sua vita, in seno al popolo dell'alleanza. Ma come il grande predicatore del cristianesimo, sì, sta di fatto che lui alla luce di Cristo rilegge l'alleanza. E vede Gesù come un compimento e come un'espansione universale e addirittura cosmica di questa alleanza, ma di quell'alleanza che Dio aveva stabilito col suo popolo. E la prima caratteristica di questa alleanza, persino prima del riconoscimento del monoteismo, storicamente parlando, è che il Dio che si rivela è un Dio della storia. Non è un Dio che nasce dal nostro cuore e dalla nostra riflessione, è un Dio che ci incontra. Questo del Dio che attraversa la tua strada e ti interpella è ovviamente una necessità sociologica dei popoli nomadi o seminomadi in cui affonda le sue radici Israele, perché evidentemente un popolo che si sposta non può avere dei legati
al territorio, dovrebbe cambiargli ogni 5 minuti. Ha invece un Dio legato alla famiglia, un Dio che è un po' il capostipite. Ed ecco, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ma un Dio capostipite, un Dio legato alla famiglia, non può che essere un Dio persona, un centro di identità, di consapevolezza, di decisione. È un tu. È qualcuno che mi chiama per nome e vuole essere chiamato per nome. È colui che stabilisce un patto. È colui che dà la legge. È quello che dice: io sono Dio e non uomo. Messaggio che c'è sia nello strato del Pentateuco sia nei profeti. È il Dio del Salmo 8. Cos'è un cucciolo d'uomo che tu ti curi di lui? Paolo questa dimensione dell'incontro storico l'ha vissuta in tutta la sua vita e in particolare in quel momento cruciale che è stato la via di Damasco. È inutile adesso, non serve fare troppi esempi. Basta pensare a quel che succede, l'abbiamo visto poco tempo fa, quando Paolo affronta direttamente proprio invece il Dio filosofico, il Dio della riflessione sulla natura, ad Atene, Atti 17, dove Paolo sposa in pieno un discorso filosofico con Dio, su Dio, però per approdare a: ora questo Dio comanda, ora questo Dio ha una parola sua da dire. È appunto il Dio dell'alleanza. Ed è un Dio dell'alleanza che comincia con l'alleanza del popolo, Israele, ma che piano piano diventa alleanza coi singoli. Comincia a superarsi quella mentalità, quella personalità corporativa per cui la colpa del padre è la colpa del figlio, non ricade sul figlio, è del figlio. E cosa strana, la colpa del figlio è la colpa del padre che magari è già morto, proprio perché il soggetto comincia ad essere l'individuo. In una maniera stranamente analoga a quel che è avvenuto con l'evoluzione che tende verso la personalità. E guardate, persino la fede nella resurrezione, che all'epoca di Gesù è ancora insicura, nasce così. Non nasce affatto né dalla paura della morte, per favore, almeno non in ambito ebraico, non lasciamocelo dire perché non è vero, né dalla paura della morte né da riflessioni sull'anima. Nasce da un dato storico. Per l'esattezza, il grande colpo è la crisi maccabaica, è la crisi della persecuzione di Antioco, quando il problema che si pone è: come può il Dio che ha promesso l'alleanza, il Dio fedele, lasciare nella morte chi ha affrontato la morte per lui? Questo è l'interrogativo di fondo da cui in Israele è nata la fede nella resurrezione. E un altro grande parametro è appunto il monoteismo, il primo che ci viene in mente, ma non è il primo storicamente. Israele sapeva di aver fatto alleanza con Dio quando ancora era enoteista. Cioè lui aveva un Dio solo, ma gli dèi, è noto, ci sono tanti. Un po' come io ho un marito solo, ma non nego che il mondo di uomini sia pieno. E qui è la grande crisi dell'esilio. La crisi dell'esilio che pone davanti a due enormi rivelazioni. Dio è uno solo. Il Dio di Israele non è stato sconfitto da qualche Dio babilonese. È il Dio che, come ha guidato la storia del suo popolo, guida la storia del mondo. È l'unico. L'unico in assoluto. E se è l'unico, allora è anche il creatore. Vedete, Israele arriva là da dove certe filosofie vorrebbero partire. E anche qui è
È praticamente superfluo far vedere come Paolo si collochi costantemente nel monoteismo ebraico. Non solo quando parla del problema se le carni offerte agli idoli si possano mangiare, perché un idolo è qualcosa? La sua risposta dell'apertura che lo contraddistingue. Ma come la mettiamo con Gesù? Perché con Paolo si avverte con una forza incredibile quello sgomento con cui il Nuovo Testamento da un lato ribatte che Dio è uno solo, che è il Signore, che è il Creatore, che non ce ne sono altri, e dall'altro attribuisce caratteristiche inequivocabilmente divine a Gesù e meno chiaramente allo Spirito. In pratica si muove quella lunga elaborazione che porterà poi alla teologia trinitaria. E Paolo, se per esempio prendiamo la prima Corinti, legge Gesù nell'ottica del monoteismo. Non perché lui si fonda con Dio, no, no. Non perché sia in qualche modo un uomo assunto dalla divinità, no, no. Gesù è una scelta della divinità, una scelta libera, una scelta definitiva, una scelta che non tocca il carattere personale né del creatore né della creatura. Se leggiamo il capitolo 8 della prima lettera ai Corinti, ci viene da sobbalzare, perché sotto leggiamo l'antica professione di Israele, come la leggiamo in Deuteronomio. Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Uno solo è Dio il Padre, uno solo il Signore è Gesù Cristo. Lo stesso, andiamo indietro, nell'inno della lettera ai Filippesi, quello in cui nella sfera divina, dalla sfera divina, qualcuno ha assunto l'umanità. L'ha assunta nella sua profondità più abissale, l'ha assunta per sua volontà. È stata una scelta, non un portato di un'evoluzione spirituale. E con la lettera ai Filippesi, attenzione, perché l'inno quasi certamente li è molto precedente, esattamente come se noi mettiamo un inno nelle nostre messe, quell'inno è precedente alla messa, evidentemente. E quindi siamo a pochissima distanza dalla croce. Lo stesso nell'annuncio della resurrezione. Si possono, tutti quelli di cui le lettere di Paolo sono costellate, si possono leggere in questo modo. Dio ha fatto per Gesù, nella storia, ciò che Israele aspettava negli ultimi tempi, per sé e non per sé solo. Perché proprio da qui, ancora una volta, non da una riflessione di altro genere, è emerso l'universalismo. Israele ha conosciuto, il giudaismo ha conosciuto un periodo di proselitismo anche forte, e in qualche modo la cerchia del rapporto con Dio si allargava. Dagli ebrei, il popolo dell'alleanza, il popolo della Torah, ai proseliti, ai timorati di Dio attraverso vari gradi che potevano andare dalla piena incorporazione al popolo di Israele, al seguire alcuni e non altri aspetti della legge, fino all'alleanza di Noè, l'alleanza col mondo, dirò di più, col mondo peccatore. La grandezza, la bellezza dell'alleanza con Noè, in cui
in cui la Bibbia si guarda indietro e dice: ma perché noi siamo stati salvati? E scopre quello che poi hanno scoperto tante volte coloro che si sono salvati da una dramma o da una persecuzione: avere una vocazione, avere un compito per gli altri. La bellezza qual è? Che Dio dice: io non maledirò più la terra, benché il cuore dell'uomo sia cattivo fin da quando lui è piccolo, giovane. Di solito abbiamo la traduzione perché. Abbiamo visto che quella particella ebraica funziona molto meglio come benché, come un concessivo. Il mondo ormai è così, è il mondo in cui viviamo. E con questo mondo Dio fa alleanza. Non solo con quel mondo bello e pulito che gli era uscito dalle mani, bella forza, ma con questo mondo segnato dal male. Quindi il concetto di alleanza tendeva ad ampliarsi al mondo e al mondo segnato dal male. E rileggiamo, sentiamo la rilettura di Paolo. Gesù che porta con sé, che scende nella passione e porta con sé nella gloria gli ebrei. Ovvio, nessuno aveva mai discusso che il popolo ebreo fosse ebraico, fosse destinato alla salvezza, ma anche i popoli e i peccatori. La posta in gioco però è altissima, e qui prendiamo proprio un capitolo degli Atti degli Apostoli, quello che avremmo dovuto esaminare più distesamente oggi, che è il capitolo 15, gli Atti. Vi ricordate, in una delle città evangelizzate, Antiochia, sono arrivati dei signori a dire: se volete la salvezza, voi dovete circoncidervi e osservare la legge di Mosè. Nasce un grosso problema che si risolve nell'assemblea di Gerusalemme o il concilio di Gerusalemme, che dovette avere un certo impatto, anche se Paolo, che probabilmente ne parla in Galati 2, ne dà una rilettura diversa. Ma prendiamo gli Atti. C'è una grossa zuffa. E la posta in gioco è: chi è Gesù? Non è cosa si deve fare dei pagani, è chi è Gesù. Perché se per essere cristiani ci si deve circoncidere e passare dalle leggi, allora Gesù è il Messia degli ebrei. Ma il centro rimane l'alleanza con Israele. Se invece si può entrare direttamente in Gesù, mantenendo la propria cultura, allora Gesù è il Messia del mondo, della storia, in tutte maiuscole, compreso Israele. Grazie a Dio si sceglie questa seconda versione, la versione che ci consentirà di abbracciare tutte le culture, di fare sì che si possa essere cristiani, ciascuno con la propria storia personale e di gruppo, e di nazione, e di etnia. Da che lo vediamo? Ma lo vediamo dalle decisioni che vengono prese. Uno che legge si stupisce un po', dice: ma come? Se vogliono dire i pagani devono osservare alcune cose. Beh, le cose che bisognava osservare per mantenere un minimo di ebraicità erano essere circoncisi e osservanti del sabato. Questo definisce il pio ebreo. E cosa si chiede ai pagani? Si chiede di non mangiare animali che siano stati macellati tramite soffocamento. Di non cibarsi di sangue, perché il problema è questo. Di astenersi da un certo tipo di condotta sessuale. E allora, perché queste cose così secondarie? Dall'idolatria, naturalmente. Perché queste cose che sembrano così secondarie?
Abbiamo mai avuto a pranzo o a cena un ebreo o un musulmano? Se vogliamo mangiare insieme, occorre osservare un minimo di galateo. Non metteremo delle bistecche di maiale davanti a uno di questi nostri fratelli. Se c'è un musulmano, gli metteremo dell'acqua minerale oltre al vino in tavola, perché altrimenti lui non può mangiare con noi senza offendere la sua coscienza, senza offendere la sua maniera di vivere l'alleanza. Ecco, queste cose erano quelle che consentivano a cristiani di origine ebraica e cristiani di origine pagana di avere feste comuni, di cenare insieme, quindi di celebrare insieme l'Eucaristia. Questa che sembra una legge quasi casistica, quasi minuscola, era invece il minimo di gentilezza reciproca che consentiva il mantenimento della comunità. A questo Paolo è sempre attento in una maniera incredibile. Torniamo sempre a Prima Corinti. Guardate con quanta delicatezza dice: ma noi siamo liberi, possiamo fare quello che vogliamo. Vi invita a cena un pagano, ci volete andare? Andate pure, mangiate quello che vi mette davanti, non vi ponete problemi. Il problema c'era perché naturalmente quando si sacrificava un animale, tranne il pezzo che spettava al sacerdote, la carne si mangiava e poteva anche finire in macelleria. E c'era il grosso problema: queste carni che sono state offerte agli dèi, abbiamo il diritto di mangiarle? Paolo dice: ma sì, ma non vi ponete problemi, tranne che se qualcuno ve lo fa notare, vi dice: ma guarda che questa è roba che viene dai sacrifici agli dèi pagani, allora lascia stare. Ma non per gli dèi pagani, lascia stare per tuo fratello, perché se lui non è ancora arrivato alla tua libertà, tu gli fai del male. Il problema non è se la carne viene o non viene da un sacrificio, il problema è se in questo momento può portare fuori strada un fratello più debole. Notiamo che Paolo chiama debole la coscienza non di chi vive nella libertà, ma la coscienza di chi ancora si fa certi scrupoli. Facciamo ancora una volta un parallelo di oggi. Io sono liberissima di bere vino, vero? Sarei altrettanto libera se avessi a tavola con me un alcolista? No. E non per far finta che io sono più austera, no, perché faccio del male a lui, perché rischio di essere per lui un inciampo nel suo cammino di recupero. Ancora una volta è l'alleanza con colui che ha dato se stesso per noi che mi fa dire: ma io rinuncio alla mia libertà nel momento in cui diventa la schiavitù di un altro. Così è nato l'universalismo cristiano. E così è nata una strana caratteristica del cristianesimo. Sapete perché i primi cristiani furono tanto perseguitati? Da un lato come atei. Sì, perché è vero, avevano la loro fede nel Dio unico, però buttavano fuori tutti gli altri dei. Quindi erano senza dei, se ne tenevano uno solo. Come la mettiamo se poi gli altri dei si arrabbiavano? Magari mandavano qualche bella calamità sulla città. Ma l'altro grande motivo è che i cristiani, oggi il cristianesimo viene tacciato di essere conservatore, e purtroppo è difficile negarlo in certe sue espressioni, ma erano considerati dei sovversivi. Perché proprio questa loro fede in un Dio che non è Dio della natura, che è sempre immutabile,
ma Dio della storia, Dio che ti accompagna. La Bibbia non ha mica problemi a contraddirsi, a dire ci abbiamo ripensato. Paolo stesso fa addirittura l'esempio del bambino che cresce, che altro mangia da bambino, altro mangia da adulto, che da bambino prende un sacco di botte dal suo pedagogo e da adulto assume il ruolo di figlio. Proprio questa fede nel Dio personale, nel Dio della storia, aveva portato a dire che la storia deve andare avanti. Il grande manifesto di Galati 3, non c'è più giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina. Andatelo a dire a una società basata sullo schiavismo, basata sulla superiorità della cultura greca rispetto alle altre, sulla superiorità del greco verso i barbari, sul patriarcalismo. Lasciate stare che poi, certo, la schiavitù viene codificata. In maniera persino divertente Paolo prende un po' in giro, no? A Filemone dice, beh, se questo schiavo che ti è scappato ti deve qualcosa, pago io. Ma tu non mi sei debitore di te stesso? Padroni, voi avete un padrone in cielo. I rapporti che ti instauri sulla terra sono quelli che verranno usati come parametro per stabilire i tuoi rapporti con Dio. C'era una parabola su due debitori che ragionava un po' allo stesso modo nel Vangelo. Certo, la schiavitù viene codificata. La famiglia viene codificata, compreso un certo patriarcalismo. Perché naturalmente bisogna anche vivere e annunciare il Vangelo nella propria epoca. Io posso anche essere convinta, per esempio, che la proprietà privata andrebbe superata. Ma ora come ora non saprei come fare. Il tentativo fatto nel secolo scorso è andato a finire, come tutti abbiamo visto. Io non saprei immaginare un modello di società non basato sul capitalismo. Quello che potrei fare è regolarlo nel modo più umano possibile. E questo è quello che hanno fatto poi i cristiani che sono venuti dopo. Ma sempre con lo sguardo a quel programma. Si cammina verso il non c'è più schiavo né libero. Oggi chi volesse dire che un cristiano deve essere schiavista perché c'è la schiavitù codificata nel Nuovo Testamento direbbe un'asineria folle, perché nel Nuovo Testamento c'è la codifica di una legge con sopra un cartello stradale a senso unico che dice però questo è il cammino verso cui dobbiamo andare. Ora siamo qui, ma questa non è la meta, questa è la direzione. E lo stesso vale per il superamento della differenza di etnie, della subordinazione di etnie. Lo stesso vale, e qui c'è ancora tanto da fare, per il superamento del patriarcalismo. In questo, sempre in questo quadro del Dio dell'alleanza, si può collocare quell'immagine del Cristo cosmico che oggi viene tanto bistrattata e tolta dal contesto dell'alleanza per essere messa in un contesto di teologia naturale. In realtà ne parla già Paolo, che nella sua lettera ai Romani intravede questa intera creazione che ora geme nelle doglie del parto, perché deve essere partorita la libertà, o partorire la libertà. La scuola deutero-paulina, qui dipende, si tratta della lettera ai Colossesi, e qui i pareri sono molto discordi.
persone anche di grande rilievo la ritengono paolina, altri la ritengono deutero paolina, in ogni modo sarebbe comunque uno stadio successivo, parla di questa dimensione cosmica di Cristo. E va benissimo, perché se Cristo è il Messia, non è solo il Messia dei popoli, è il Messia della creazione. Ma quel che conta è che rimanga l'antico messaggio. È stata una scelta libera e per amore, non un'evoluzione delle creature o peggio della divinità. È stata una scelta autonoma della divinità. E l'amore, come sa chiunque conosca l'amore, sappia cosa vuol dire amare ed essere amati, l'amore non massifica. Il ragno, la femmina di ragno, che conclude le nozze mangiandosi il maschio, non lo ama. Chi ama rispetta la libertà dell'altro e chi ama sa che nell'amore la sua personalità viene esaltata, non ridotta. Nella misura in cui riduciamo la personalità, la vocazione dell'altro, non lo amiamo, lo possediamo. E l'amore è il contrario del possesso. Non si dà amore senza libertà. Ecco, questo è il messaggio che Paolo ci manda. Come vedete, un messaggio aperto al mondo e alla storia fino alle sue ultime conseguenze, ma un messaggio radicato in quel fuoco che uscì dal roveto, da quella voce che diceva togliti i sandali, è terra santa, non puoi calpestarla. E non è un'invenzione di Paolo. No, non è la sua particolare teologia. Vedete, abbiamo parlato della lettera ai Filippesi, abbiamo detto che probabilmente l'inno è precedente. Pensiamo a quando Paolo parla dell'Eucarestia e ci dice: io vi ho trasmesso quello che ho ricevuto. Prendiamo l'ultima delle grandi lettere, sicuramente di Paolo, la lettera ai Romani. Paolo scrive a una comunità che non ha fondato lui. E usa un linguaggio che rispecchia fonti già strutturate e con temi che non gli sono usuali. Per esempio si parla della discendenza davidica di Gesù. È l'unico caso in Paolo. Ma la conoscevano i Romani. Quindi vedete, questo che ho detto, questo che abbiamo detto, è un messaggio che emerge dagli strati più antichi del Nuovo Testamento, di cui Paolo fa parte, ma non è un'elaborazione paolina. L'ultima nota uscendo dal Nuovo Testamento, non del tutto, lo strato sapienziale, che ha un grosso riscontro nel Nuovo Testamento, proprio in Giovanni. E chi vuole edulcorare il Nuovo Testamento vi dirà che questa teologia dell'alleanza su cui ho tanto battuto e che è quella di Paolo, scompare negli strati sapienziali. Leggete il libro della Sapienza, col suo ricordo dei padri, con la sua polemica contro l'idolatria. Non ho bisogno di dirvi altro. Riscopriamo il Dio della storia, il Dio della mia storia. Non giochiamocelo per nulla. Non c'è un altro Dio.